Nel Vangelo della terza domenica di Quaresima, Gesù fa riferimento alla misericordia, a Dio che attende con pazienza ciascuno per dare a tutti la possibilità di riconciliarsi con Lui. La misericordia è un dono grande, perché nella misura in cui accogli il perdono di Dio, la tua anima non è più inquieta, ma trovi la pace. Come accade al figlio prodigo, il quale gira senza pace sino al momento in cui non ritorna alla casa del padre, si rende conto che il padre non l'aveva mai rifiutato, ma che stava lì ad aspettarlo. Non si può però pensare che la misericordia di Dio possa essere posticipata, che si possa cioè posticipare all'infinito l'incontro con Lui. L'incontro di riconciliazione. È importante quindi richiamare verso di esso, specialmente chi si è dimenticato della fede, chi si è allontanato. In particolare il sacerdote ha il compito di accogliere le persone, di accogliere chi è distratto attraverso la propria disponibilità. In questo modo la persona aprendosi, aprendo la propria vita, la porta della propria vita, si rende conto soprattutto che Dio lo stava aspettando. Si rende conto che Dio non ha mai smesso di attenderlo, di aspettarlo. È un messaggio, quello della riconciliazione, che deve arrivare in particolare ai ragazzi. E gli arriva attraverso l'ascolto. L'ascolto della loro vita, delle loro esigenze, dei loro bisogni. Può sembrare che ciò non interessi ai ragazzi, ma loro non aspettano altro che qualcuno li ascolti. Se il sacerdote li ascolta, io vivo a volte queste esperienze, che ascoltando un ragazzo che ha bisogno di parlare, mi rendo conto che quella persona, quel ragazzo si avvicina a Dio, si riavvicina alla fede. È compito anche di ciascuno di noi, compito anche tuo, compito di ognuno, quello di riavvicinare specialmente chi è lontano, sia che sia nella propria casa, sia che lo incontriamo in qualunque altro luogo. Chi è lontano, chi si è allontanato da Dio, attraverso di te può riavvicinarsi a Lui. E ciò avviene attraverso l'accoglienza, attraverso l'ascolto, attraverso la disponibilità, attraverso l'aiuto concreto che dai alla persona. In questo modo la persona si avvicina a Dio e avvicinandosi a Dio sente dentro di sé di nuovo il desiderio dell'Eucaristia, il desiderio di ascoltare la sua parola e di fare esperienza in questo modo dell'incontro con Dio. Sia lodato Gesù Cristo.